Sesta puntata di Basket Zone. Oggi parleremo della nuova grande classica del basket italiano, Sassari-Milano, poi Verona-Tortona e ancora Brindisi-Venezia. Tutto questo con Andrea Meneghin. Ciao Menego, ben ritrovato. Ciao Giulia, ciao a tutti. E ciao anche e soprattutto benvenuto al presidente della Dinamo Sassari, Stefano Sardala. Presidente, ciao a voi. Benvenuto qua. Grazie. Come sempre a Basket Zone, prima di addentrarci un po' in quello che sarà la prossima giornata, facciamo un passo indietro e rivediamo tutto quello che è successo nello scorso weekend, come col nostro Weekend Rewind. La Germania-Brescia continua la sua risalita con la seconda vittoria consecutiva che arriva in volata dopo un supplementare contro una Trieste molto combattiva che riceve 29 punti da Bartley e 20 da Gaines, ma Petruccelli con 25 e Della Valle con 16 più 10 assist sono troppo da contenere, anche se la tripla decisiva la infila Cuomo prima dell'errore in lunetta decisivo di Bartley. Secondo stop in fila invece per Venezia, battuta anche da Trento, che diventa la prima squadra a espugnare il taliercio quest'anno. Nonostante i problemi di falli dei suoi lunghi, l'Aquila la spunta col canestro di Matteo Spagnolo a pochi secondi dalla fine, inutili per una Reyer imprecisa al tiro, i 23 punti di Moraschini e i 20 di Watson. La terza partita decisa per un solo punto di scarto è quella tra Tortona e Napoli, dove gli ospiti giocano bene pure senza Robert Johnson. Arrivano anche a più 8 a metà quarto periodo, ma nel finale le triple di Macchiura e Severini regalano il sorpasso definitivo alla Bertram, con Napoli che all'ultima azione fallisce il tiro della vittoria con Howard. Lo scontro più delicato in zona salvezza lo vince Scafati, che abbandona l'ultimo posto in solitaria, infliggendo il terzo stop in fila a una Reggio Emilia in crisi. Entrambe le squadre tirano con percentuali bassissime. Alla fine però la decidono i 20 punti di Pinkins e i tiri liberi negli ultimi secondi di Julian Stone. La favola varese prosegue a mietere vittime e si impone anche a Verona in un match dai ritmi altissimi. Dopo il 30-34 del primo quarto, l'Open Job Metis allunga e non si volta più, tirando con percentuali ottime e mandando in doppia cifra ben 7 giocatori diversi, record stagionale di questo campionato. Nelle altre partite la Virtus Bologna resta prima in battuta, sconfiggendo largamente Brindisi. Milano rimane in scia con una comoda vittoria a Treviso, mentre l'altra sorpresa del campionato pesaro regola in casa la Dinamo Sassari. Queste immagini portano a questa classifica: Virtus e Gaffredo Bologna saldamente in testa con 8 successi su 8, quindi in battuta lascia l'ultima casella di questa graduatoria la Givova Scafati, al momento appunto casella occupata dalla Nutribullet Treviso, ma per quel che ci riguarda da vicino lo vedete decima in campionato, c'è il banco di Sardegna Sassari. Presidente, partiamo proprio da questo, perché con la classifica che abbiamo visto, ma soprattutto con i risultati, un bilancio di 3-5, l'avvio non è stato proprio dei migliori per il banco. Lei come lo giudica e soprattutto se la partita di domenica che arriverà, quella contro Milano, può essere anche considerata un po' la chiave di svolta un po' della stagione? Ma questo lo speriamo, perché le sfide con Milano ormai sono diventate motivo di emozione per i tifosi e di motivazioni per i giocatori. Il nostro inizio campionato è stato, come dire, grazie alla legge di Murphy, il perfetto, nel senso che avevamo deciso di proseguire con 9 dodicesimi del team proprio per avere continuità, soprattutto perché la Champions League non ti aspetta e ha un ritmo molto serrato e nei primi 2 mesi decidi se prosegui o meno. Abbiamo fatto un record di infortuni, abbiamo cambiato pelle almeno 4 volte, perché poi ovviamente gli infortuni sono capitati proprio ai giocatori chiave, il playmaker, la guardia, il cambio del playmaker, insomma siamo stati attenti nelle infortuni, abbiamo fatto con attenzione le cose e quindi solo adesso stiamo ritrovando un po' di identità, soprattutto perché la vera necessità nostra è quella di trovare un'identità, perché poi anche l'uscita di Cif è stata un'uscita legata al contesto della squadra, che in quel momento non riusciva a portare dentro un giocatore che per caratteristica ha bisogno di un'identità chiara. Mercoledì in Champions col PAOK abbiamo rivisto qualcosa, perché abbiamo fatto fra l'altro un agosto e un settembre bellissimo nel precampionato, abbiamo vinto con squadre di Eurolega, per carità, basket di agosto e basket bugiardo si suol dire, però comunque sia, anche al di là di quello, avevamo una bella identità di squadra, una squadra che non mollava mai, una squadra che è stata lì sul pezzo. E poi purtroppo abbiamo dovuto resettare 2-3 volte. Speriamo adesso, insomma, anche per i nostri assicuratori, che non succeda più niente del genere, perché insomma abbiamo dato per questa stagione almeno, direi. Menego, passo la palla a te, più o meno comunque sugli stessi argomenti. Come giudichi anche tu l'avvio del banco?
Ma non è, a parte, come diceva il presidente, inizio stagione un po' travagliato, non è mai stata al completo, non è mai stato col roster al completo, e domenica potrebbe esserci forse la prima opportunità proprio per la squadra allenata da Piero Bucchi di poter giocare al roster completo. Il cambio di un giocatore importante come Unuaco, è arrivato Deshaun Stephens, che ha dato sicuramente parecchia energia, ha dato più identità difensiva, più presenza sotto canestro, una squadra che aveva bisogno di trovare una quadra, chiamiamo così. Sassari ha una passione incredibile, una tifoseria pazzesca che soprattutto nelle gare casalinghe spinge la squadra a dare ancora di più. Milano lo sa benissimo, anche perché ha giocato negli ultimi 10 anni, è stata una classica tra sfide scudetto, sfide semifinali, Coppa Italia, chi più ne ha più, Supercoppa, chi più ne ha più ne metta. E quindi anche queste motivazioni sicuramente rendono questa gara particolare per tutti. Infatti sappiamo che a Sassari piace quando lo diciamo, che Sassari-Milano, Milano-Sassari è la nuova grande classica del basket, perché effettivamente lo è. E tra l'altro Sassari ogni volta che vede Milano sembra un po' il toro quando vede il rosso, perché cioè, cambia veramente pelle, e per questo dicevamo che potrebbe essere la partita della svolta. Ma perché secondo te quando si tratta di grandi imprese c'è sempre Sassari? Sassari si fa sempre lì trovare presente. Ma sai, Sassari ha per necessità, per tipologia di costruzione del club, necessità di fare della passione il mezzo per poter colmare il gap economico che comunque ci distanzia rispetto ad altri club. Quindi è ovvio che noi troviamo nella passione, nell'essere più di una semplice squadra di basket, le motivazioni. Milano l'abbiamo trovata per strada da che è uscita Siena, quando Milano aveva, come dire, un campo più o meno libero, perché Siena aveva dominato per tanti anni, e poi un po' per noi, un po' per Venezia non è stato così semplice invece in realtà, perché se poi vai a vedere i trofei vinti negli ultimi 10 anni ti rendi conto che Milano per strada ne ha lasciato qualcuno, grazie appunto a queste prestazioni, e di Sassari, di Venezia e di qualche altro club ovviamente. Quindi le tifoserie ormai sono, come dire, sul pezzo, diciamo così. Ci legano tantissimi ricordi alle sfide con Milano, per cui insomma è sicuramente una bella classica. Da Sassari ci prendiamo un attimo un momento di stand by, passiamo dall'altra parte, Menego, e vengo da te, perché se abbiamo parlato di infortuni ovviamente per quanto riguarda il banco, dobbiamo fare i conti anche su quello che succede dall'altra parte, perché insomma le partite si fanno anche di questo al di là di quello che succede nel campo. Menego, però insomma mi sembra che non sia anche un grande periodo per l'Olimpia, al di là di campionato ovviamente e Coppa. Assolutamente no, tantissimi infortuni che condizionano le prove della squadra di coach Messina, Pengos, Tonut, Shields e Datome fuori per tanto tempo, ovviamente sono giocatori che non sostituisci dall'oggi al domani, il playmaker, un giocatore di livello nostro nazionale, Stefano Tonut, Shevon Shields che è un attaccante immarcabile, l'esperienza di Gigi Datome particolarmente legato alla terra del nostro presidente. Questi problemi non riescono a essere risolti nonostante Milano abbia un roster lunghissimo, c'è difficoltà nell'affrontare soprattutto la stagione europea, il campionato italiano. Milano ha perso una sola gara contro Venezia, fra l'altro dopo anche una settimana particolarmente intensa, quindi al di là di questo periodo difficile e complicato nella parte europea, direi che Milano in campionato è sempre una squadra che ha un roster comunque altamente competitivo, con giocatori di grandissima esperienza che riescono a fare la cosa giusta in LBA per portare a casa la partita. Quindi non credo sia, nonostante il momento difficile, particolarmente preoccupata, focalizzata, forse ancora più difficile da affrontare, perché le grandi squadre, quando sono ferite, quando hanno qualche problema, tendono a tirar fuori ancora più energia, perché vogliono venire fuori dal momento negativo. A proposito di questo, ve l'abbiamo anche detto prima, la grande classica, la nuova grande classica del basket è questa, Sassari-Milano. Vi ricordo che nell'edizione 2022 un altro momento di questa classica ve lo godrete domenica su 9, però ci sono stati tanti momenti, tanti episodi di questa saga che insomma hanno reso grande questa sfida. Noi abbiamo provato a riassumerli e ve li facciamo vedere. Partire da sfavoriti, c'hai meno pressione. I successi sono stati tutti bellissimi. Io ricordo molto bene
e con molta emozione la prima Coppa Italia di Serie A, perché alla fine è il primo trofeo di Serie A importante, ma ovviamente l'anno del triplete è qualcosa di indimenticabile che da piccolino sognavo. Le 22 vittorie di fila, l'entusiasmo del vincere una Coppa Continentale, ma soprattutto l'abbraccio delle persone al ritorno in patria, diciamo. Ogni incrocio c'era qualcuno, qualche tifoso che ci salutava mentre noi passavamo con l'autobus, per poi arrivare in Piazza d'Italia, dove c'era Piazza d'Italia a Sassari. C'erano 20-25 mila persone, se non mi ricordo, 30 mila persone, tutto in festa, è stata un'emozione indimenticabile. Era un po' come una piccola parata americana, dove quando le squadre vincono il titolo vanno in giro per la città e tutti i tifosi li acclamano. Mi viene ancora la pelle d'oca, insomma, parlandone adesso. Giacomo De Vecchi e Stefano Gentile hanno la pelle d'oca parlando di quei momenti. Io so che non si dovrebbe chiedere, ma noi ce ne sbattiamo e lo chiediamo sì. Lo stesso. Se doveste scegliere un momento tra questi, ce n'è uno in particolare che sceglieresti? Dei vari momenti, quello che ricordo di più in assoluto è il tiro di Drake da metà campo che ci portò in finale per la prima Coppa Italia. Perché è il primo trofeo, la prima volta che Sassari ha superato quella sticella, no? E poi ovviamente pensiamo a gara 7 di Scudetto, dove poi, dicevo prima, a me ne ho rischiato anche la pelle, però vabbè, questa è un'altra storia. Se vuoi raccontarci, non ce la faccio, io spazierò da lei a del tu. Non ti preoccupare. Comunque, se vuoi raccontarcelo questo episodio. Bah, sai, sono passati un po' di anni, forse adesso lo possiamo anche raccontare. È successo che noi andiamo in semifinale contro Milano, eravamo in una condizione eccellente e portiamo via una delle due gare in casa di Milano, perché ovviamente il fattore campo era a favore di Milano. E tornammo a Sassari con l'1-1 e vincemmo le due in casa, quindi andammo al 3-1. Insomma, avevamo vinto la Coppa Italia, la Supercoppa, eravamo, come dire, belli in forza, eccetera. Non dico che pensavamo di passare il turno sicuramente, però iniziavamo a farci un po' il... E c'era fra l'altro tutto un contorno di sfotto simpatici con Stefano, con Alessandro Gentile, che fra l'altro saluto e sono contento sia ritornato a essere pronto a giocare. E niente, andiamo invece a giocare a Milano e perdiamo a Milano. Andiamo quindi sul 3-2. Torniamo a Sassari e perdiamo a Sassari, quindi 3-3, e andiamo a giocare la bella in casa a Milano. La mattina eravamo al forum, stavamo facendo riscaldamento e ho visto delle facce incredibili, proprio per la ragione che vi dicevo, eravamo, come dire, abbastanza confidenti di passare, no? E invece poi quelle due sconfitte ci avevano proprio portato in down, quindi a questo punto l'inerzia era tutta da parte di Milano e io vedevo questi giocatori con questa faccia un po' così, non sapevo come riaccenderli. A un certo punto mi viene un'idea folle, chiamo Luigi Peluzzo, che voi tutti conoscete, e gli faccio rifare un articolo che avevo letto la mattina in rassegna stampa del Corriere della Sera, cambiando tutto. Cioè, feci dire ad Alessandro Gentile che lui praticamente non giocava neanche contro Rakim Sanders perché non sudava, che Samuato Samuels umiliava in Eurovisione, che poi mi era venuta sta roba da tipo Giochi senza frontiere, me l'avevano tolta, insomma. Con questo articolo bello rifatto, inizia a passeggiare per il campo e c'era la Val che faceva, sai, quel brevino. Esatto. E faccio delle scene così. Insomma, una volta non ha bocca e due non ha bocca. La terza bocca mi dice, che succede? Ho detto, no, niente, non ti preoccupare. E lui, ma queste cose non mi piacciono, gli dico. Al che inizia a fare questo, no, alla fine glielo racconto. E lui fa finta di niente, come se non gli avessi detto nulla. Ma in realtà stava fumando dentro. Meo, che poveretto non sapeva niente, recupera questo articolo, lo appende nello spogliatoio per farglielo vedere, quindi tutti erano... Insomma, fatto sta che alla fine la partita è andata come è andata, ma alla fine della partita Laval era idrofobo e andò faccia a faccia, prese due giornate di squalifica, due giornate faccia a faccia con Gentile, che poverino Alessandro guarda, dice, ma cosa vuole questo? Ma che ha per la testa? Al che mi rendo conto che la cosa poteva sfuggire di mano, entro nello spogliatoio e ce l'ha seduto un po' come sei tu, Laval, come un toro, era idrofobo. Maybe the journalist wrote something that Alessandro didn't say. Lui mi dimenticherò mai, quando alza gli occhi e guarda così come dire, what? No, nel senso, no. Ne riparliamo dopo, perché poi il problema qual è stato? Che siccome Shane è una persona di grande cuore, dice, se io ho sbagliato mi voglio andare a scusare. Ma andava a giocare la finale Scudetto, immagina se andava a parlare con lui e scopriva che non era vero, cioè mi mangiava più, insomma. Poi alla fine della partita Alessandro uscì, noi eravamo sul pullman, uscì dal campo, e stavamo andando via, blocca il pullman per salire sul pullman, ha detto adesso questo mi sparecchia la faccia, ci sta, no?
E invece la gran signore qual è, mi abbracciò, mi fece complimenti, non si era accorto di niente, io l'ho salvata viva. Poi, dopo anni ci ridiamo ancora, però. Tra l'altro, grazie di questo aneddoto, e ce ne saranno tanti altri che vedremo poi nella partita di domenica, però Menego, parlavamo anche a microfoni spenti di un progetto a lunga durata 2025, esatto, questa data, prolungamenti di contratto, Pasquini, sì. De Vecchi, lei presidente? Sì. Si era parlato, insomma, ma no, lo sono stanco, no, rimango, allora, sì, ci sono dei lupi fuori. E quindi sì, fraintese, si sono fraintese tante cose. Allora, io, per me il basket è, dovrebbe essere un hobby. In realtà faccio altro di mestiere, per cui il mio lavoro comunque mi porta via tanto e purtroppo è andato sempre crescendo. Per cui, siccome sono profondamente convinto che ogni club, così come ogni squadra, vada allenata, deve essere qualcuno che detta i tempi, che fa le cose, eccetera, se lo fai a mezzo servizio rischi di fare male. Per cui semplicemente avevo detto, ogni cosa ha un inizio, ha una fine, ci sta che arrivi un altro, no? Come sono subentrato io, può subentrare un altro, niente di che. E lì sono arrivati i lupi, perché allora, se la, no, allora abbiamo richiarito tutto. Largo ai giovani, oggi a partire da Francesco, mio figlio, a seguire a tanti altri ragazzi che sono cresciuti con me, stanno lavorando benissimo. Posso dire che almeno il 90% delle cose che fa Dinamo non le vedo neanche, ed è meglio così. Però e quindi sono coinvolto solo nelle cose strategiche, nelle cose importanti, qualche volta serve a Piero e a Federico qualche confronto, ma non certamente per chi va in campo, però è più vivibile. E la casa della Dinamo? È proprio di oggi la notizia che si sono trovati gli ultimi 3 milioni che mancavano, sui giornali di oggi proprio, quindi il palazzetto verrà completato. Bene. Come avevamo ideato, perché non è che non si sarebbe completata un'altra versione, ma sarebbe stato un po' più piccolo, diciamo, invece lo completiamo come progetto iniziale, quindi nel 2025 avremo anche la nostra casa definitiva. Nel frattempo già molte parti, le vedrete anche domenica che venite, sono già state rimesse a posto, spogliatoi, bagni, molte cose sono già avanti. Viviamo un po' in un cantiere, ma insomma quello scritto Dinamo si può fare anche quello. È un bel regalo di Natale anche comunque le notizie per i tifosi che, come dicevi prima tu, ci sono sempre e caratterizzano veramente lo spirito Dinamo. Noi l'abbiamo visto ovviamente venendo alle partite, venendo in clubhouse, ma c'è qualcosa che magari i nostri telespettatori da casa non sanno, che i tifosi di Sassari sono conosciuti per essere sì super belli anche esteticamente, ma fanno una cosa particolare che è quella dei cofani aperti. Che ci puoi spiegare che cos'è cofani aperti e da dove nasce questa tradizione? Sì, infatti ti vedo in forma, quindi sicuramente non sei stata in una di queste occasioni. E invece ci sono stata. Cioè, ma sei scappata allora. È una cosa bellissima che come dire, dà l'idea della mentalità del tifoso sassarese, che è esattamente quello di fare comunque un sano tifo. Ecco, vediamo qua uno degli esperimenti scientifici di cui parlavamo. Prodotti rigorosamente sardi, e niente, si aprono i cofani della macchina dove si è portata l'arco e le cose e si mangia tutti insieme, i tifosi avversari, i tifosi di casa, eccetera. E questo è uno dei massimi esponenti della nostra specializzazione dell'arte dei cofani aperti, esattamente. Ed è molto bello perché è conviviale, finita la partita è finita, comunque sia, è finita. Per cui è giusto viverla così. Noi l'abbiamo vissuto alla Supercoppa 2019 a Bari quando l'ho riconosciuto Menego, ma ci siamo un po' imbucati anche noi. Arrivo da te subito Menego, perché prima bisogna un po' vedere quella che è la prossima partita, quella che ci riguarda, non solo Sassari-Milano ma anche quella di Venezia contro Brindisi, o meglio Brindisi contro Venezia, sarà anche la partita dei centri, Nick Perkins contro Mitchell Watt. Non ve lo diciamo noi, ci pensano i numeri. Stesso ruolo, stessa manoforte, stesso college, stesso peso all'interno delle rispettive squadre di LBA. Mitchell Watt e Nick Perkins si confermano anche quest'anno due tra i migliori big men del nostro campionato. Se il ruolo del centro è cambiato, i due lunghi di Venezia e Brindisi ne sono due tipici testimoni. Già se ne erano accorti a Buffalo College, dove entrambi hanno giocato e studiato per 4 anni. Con la loro educata mano sinistra sanno colpire sia a spalle a canestro nel pitturato, sia fronteggiando il ferro dalla media. Nelle ultime 3 stagioni, 973 punti in 63 partite per Nick, 887 in 60 gare per Mitchell. In totale circa 15 punti di media per entrambi. Insomma, due leader delle rispettive squadre. Squadre che quest'anno stanno facendo fatica a causa anche dei molti cambiamenti nei rispettivi roster. Watt è 17° per punti segnati, 5° per percentuali da 2 e 12° per valutazione. Perkins è 15° per punti, mentre l'anno scorso aveva chiuso 4°, statistica che può considerarsi causa o effetto del momento non felice della sua Brindisi.
Li vedremo di fronte ancora una volta domenica, ore 12. Quindi organizzate il brunch, mettetevi comodi, TV su Eurosport 2 e godetevi la sfida. Con questo Buffalo il Cuzzo ha preso un po' la bagattite, Menico, ma al di là di questo, a parte scherzi, che partita ti aspetti, Menico? Partita un po'... Allora, Brindisi deve risalire un po' dalla pettinata di domenica. Venezia è reduce dal trionfo in Eurocup, quindi mood diversi, spiriti diversi, però grande fascino. Brindisi poi è eliminata anche dalla FIBA Europe Cup, quindi poi da gara di domenica avrà più tempo per prepararsi per le gare, quindi diventerà ancora un avversario più complicato dalla prossima. Però. Parleremo anche di un'altra partita, Verona-Tortona, lo faremo tra poco, adesso ci prendiamo una breve pausa, quando torneremo parleremo sì di quello, tornerà Guido Bagatta, The Real, ma non prima di aver visto la nostra top 5. A tra poco. The Real. La top 5 di Basket Zone si apre con la gomma di Momo Diouf. Cancellato il tiro di Rossato. Numero 4 per Verona e il fattore 0. Cappelletti con l'assist, Smith con l'inchiodata. Sul terzo gradino del podio c'è Justin Reyes. Come prende lui la linea di fondo, nessuno in NBA. A giocare con il mago si impara a magheggiare. Ruzzieri in versione Teodosic alla 2. Quando distribuivano la timidezza, lui non c'era. Matteo Spagnolo for the win! Allora, Menico, ti è piaciuto di più il magheggiare for the win oppure la nostra cara vecchia Treviso Airlines? Treviso Airlines e Bang sono là, però insomma grande fuma. La tua menegata? La mia menegata. Bang boom, com'è? Bang boom, quest'anno, questa settimana siamo andati ovviamente a Tortona, JP Machiura, ovvero wild card, colpisce ancora, canestro in tuffo, un po' di gesso sul collo e poi alla fine tatticamente con coach Ramondino, ma perché fai fallo che mancano ancora 12 secondi? Ma la tecnica di tiri liberi di Jacory Williams non mi sembra delle migliori. Effettivamente non è che sia un grandissimo tiratore di liberi. Bisogna vedere anche un po' la reazione di JP durante il... Sì, si è spostato. Esatto. E c'aveva paura. Insomma, non è che tiri particolarmente bene. Ha avuto ragione e quindi diamo lui la menegata della settimana. Assolutamente sì. Adesso, Presidente, se lei tu hai seguito insomma delle puntate di Basket Zone, sai che c'è il momento gioca con noi. Sì. Oggi è bello perché è il momento gioca con noi, Presidente Stefano Sardara. Grazie. Con l'ausilio di Andrea Meneghin. Okay. Presidente, 12 anni appunto alla guida della Dinamo, ci saranno stati sicuramente dei giocatori del cuore, dei giocatori che hanno fatto la storia appunto del banco. Gliene chiediamo 5, il quintetto all time del Presidente Stefano Sardara. Menego, puoi suggerire? Ma più che altro è difficile farne fuori alcuni. Bah, sicuramente metto Travis Diner per la storia che ha e per quello che ha rappresentato per Sassari. Metto Bootsy Thornton. Intanto lo aiutiamo perché arrivano anche delle immagini che comunque in qualche modo possono... Ecco, vabbè, eccoci di qua. Perfetto. Metto Bootsy Thornton perché Bootsy Thornton ci ha insegnato a vincere. E non è una cosa semplice, ce l'aveva una mentalità e ce l'ha portata dietro. Centroni? Centroni, devo dire che siamo partiti bene e abbiamo continuato bene uguale, ultimamente non esattamente, però insomma, però... È 2025, puntiamo al 2025, riportare dietro qualcuno che poi è andato a Real Madrid. A me piaceva tantissimo il modo di giocare di Shane Lavallo, ovviamente, anche lì fai difficoltà. Cooley sicuramente ci ha dato tanto, però è stato poco a Sassari, per cui ricordarlo tra nei 12 anni sicuramente, ma c'è qualcuno che come Shane che sicuramente ci ha dato qualcosa in più. Dobbiamo seguire i ruoli oppure... Anche come simpatia, anche come insomma, come rapporti, perché ovviamente sono stati giocatori...
che hanno lasciato un ricordo particolare anche, esatto, solo qua, anche emotivo. In quell'immagine ci sono due che l'hanno fatta in maniera molto diversa. Achille, abbiamo un accordo depositato anche, che se torna in Italia viene a Sassari, per cui Achille è assolutamente virtualmente di proprietà di Sassari, lo dico apertamente. Scherzi a parte, Achille è un ragazzo che ha capito perfettamente il mondo Dinamo, lo ha vissuto benissimo e lo ha cavalcato molto bene. Siamo felicissimi che poi sia stato un trampolino di lancio per lui, quindi sicuramente lo metto nei cinque che ricordiamo. Rakim Sanders lo è stato per forza, però vale un po' il discorso che abbiamo fatto prima per Cooley, non è un giocatore che nei 12 anni è rimasto a un tempo sufficiente per poter fare. E poi fatemi fare un po' di sardità, perché vai. Marco Spissu, ovviamente, nonostante Brian e Jack siano due sardi d'adozione, soprattutto Jack, perché ancora è lì, però Marco è il primo vero prodotto 100% Dinamo che si sta facendo valere a livello nazionale e internazionale, quindi non può mancare assolutamente. Quando arriva il cesto di prodotti all'inizio partita, che a Sassari c'è sempre, ci mettiamo anche assolutamente, Marco Spis. Assolutamente, assolutamente, anche perché è giovane. Glielo diciamo, glielo faremo sapere. Così come faremo sapere un altro nostro prodotto 100% nostrano, l'abbiamo detto prima, The Real, Guido Bagatta, che oggi insomma ci parla di un giocatore giovane che torna in Italia e torna insomma sperando di farci vedere qualcosa di veramente bello nella nostra Serie A. Scopriamo chi è. Ed eccoci qua ragazzi, allora parliamo oggi di un talento italiano giovanissimo, Giordano Bortolani. Arriva da un'esperienza in Spagna a Manresa non meravigliosa. Giordano Bortolani è un giocatore di Verona per il resto del campionato. Stiamo parlando di un talento puro vero. Lui è destinato ad essere un giocatore importante di Milano. Tra l'altro uno dei pochissimi casi negli ultimi anni di un atleta, un giocatore che viene dalle giovanili di Milano. Vediamo adesso, lo stiamo già osservando, come sarà la sua esperienza veronese. Se avrà spazio lì, aspettatevi un giocatore tra i 15 e i 20 punti a partita, perché di punti nelle mani Giordano ne ha veramente tanti. A voi. Bortolani o non Bortolani, che partita sarà Verona-Tortona-Menego? Drammatica e tosta. Verona deve assolutamente vincere, e sta crescendo, ha trovato Varese settimana scorsa, adesso a Tortona una delle migliori difese, una che ha un gioco fisico, e quindi sarà una partita davvero, davvero tosta alle 6 sabato domani. Siete pronti a vedere la partita, perché sarà veramente intensa. Partita che vi potrete gustare su Eurosport, invece quella che abbiamo definito la grande classica, la nuova grande classica della Serie A, ve la vedrete su 9. Presidente, noi ci vediamo al palazzo. Assolutamente. Poi mi raccomando, cofani aperti o no, insomma, in qualche modo ci organizziamo. Anche se piove. Ma che ci frega, tanto sì, non fa niente. Bene, noi ci vediamo, prima o poi ci rivediamo. Se no ci rivediamo a Basket Zone e anche con voi. Grazie di esserci stati e ci rivediamo prima al Palazzo dei Migni e poi ovviamente ancora qua su Dimas, su Basket Zone. 87 in 60.